Questo insegnamento di Padre Pio lo dobbiamo portare nel cuore, amare la Chiesa, amare il Papa, in questi tempi in cui è molto facile criticare tutto, puntare il dito, non è questo lo spirito di Padre Pio. Amiamo la Chiesa e affidiamola a Maria, Madre della Chiesa, che è il modello, l'ideale sublime al quale la Chiesa si deve ispirare, ma anche la Madre che ci accompagna. Ecco, in questi tempi difficili, perché la Chiesa, superata la prova, possa risplendere dinanzi al mondo quale sposa di Cristo, bella, giovane, senza ruga o alcunché di simile, come dice l'Apostolo Paolo. Ecco, che ognuno di noi, con la propria vita, con la propria santità, possa collaborare alla santità della Chiesa. Ecco, che una santa, cattolica e apostolica, sia lodato Gesù Cristo.